Luigi Ingenito, responsabile Rete Solidale, oggi in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli per Telethon, con ecco, la vendita di tanti prodotti per raccogliere fondi da destinare a questa bellissima realtà. Come sta procedendo? Diciamo che c'è una partecipazione abbastanza sentita e massiccia. Non appena abbiamo allestito questo bellissimo tavolo, ovviamente con la grazia del tempo che è stato, diciamo, amico nostro stamattina, la gente partecipa e quindi devolve piccole somme ai fini della ricerca. Noi siamo Rete Solidale, associati alla ULDM sezione di Salerno, e da 25 anni promuoviamo questa ricerca su tutto il territorio della provincia di Salerno con brillantissimi risultati. Ecco, ricordiamo quali sono le finalità di Telethon e cosa si fa con questi fondi che vengono raccolti. Allora, questi fondi che noi, come dicevo, raccogliamo da oltre 25 anni, li inviamo alla sezione nazionale della ULDM, che poi li destinano alla Telethon, e servono alla ricerca, che ci dicono i dirigenti nazionali è uno stato avanzatissimo, ma ancora non basta perché c'è ancora tanto da lavorare. Noi vogliamo con tutte le nostre forze, le nostre risorse, diciamo, sostenere questa importante ricerca per noi, per i nostri figli e per il futuro delle generazioni. Per i prossimi giorni dove sarà il vostro stand? Dove vi potranno trovare i cittadini del Cilento? Noi siamo qui oggi ad Agropoli, siamo anche in presenza a Monte Corvino Rovella, ieri siamo stati alla cittadella giudiziaria di Salerno, siamo a Mercato San Severino, siamo a Buccino e siamo nell'ospedale San Leonardo di Salerno. Giovanni, allora, quanto è importante per voi essere presenti e mettere in risalto quanto può far bene una donazione per Telethon? È una cosa importantissima perché si fa ricerca sulle malattie rare che colpiscono anche bambini, persone adulte, anziani, quindi sono tutti soldi che vanno a favore della ricerca. Che cosa si può acquistare per fare una donazione? Allora, per fare questa donazione si può acquistare un cuore di cioccolato, delle tazzine e più dei zainetti per i bambini e palloncini. E quindi questa è una cosa bella, perché è tutto per la ricerca. E per questa ricerca è importante per le malattie rare, per i bambini, per gli anziani, per tutti. E è un buon Natale per loro, anche per loro. Come sta procedendo questa mattina ad Agropoli? L'iniziativa per aiutare le fasce più deboli. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio sotto queste feste, di dare una mano a chi ne ha bisogno e soprattutto di per esempio di prendere più cure, più tazze possibili per far sì che si aiuti queste malattie rare, se ne vengano alla fine, se vengano alla soluzione, diciamo, a meglio. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!